Bentornati sul mio canale, io sono Frico, quest'oggi continueremo Tunic. Vediamo un pochino, eravamo arrivati qua giù, siamo scesi, vediamo se ci vede nella mappa, sotto il pozzo, quindi abbiamo anche la mappa del pozzo in realtà. Dice che c'è un segreto da quella parte, vediamo se riusciamo a trovarlo, a prenderlo. Ok. Solamente riprendermi quei tasti. E comunque aia. Non l'ho giocato ancora tanto da aver assimilato i tasti. Mi stanno facendo malissimo. Toccare incominciare, forse è meglio. Sono caduto nell'acqua, mi sono fatto malissimo. E lì c'è anche una pagina che non avevamo visto. Meglio allora. Il fatto che io sia tornato indietro. Le pagine delle mappe. Me le mostra? No. Vediamo. Silenziatore. Big Trunk. Ambasciatore. Oltremondo. Ancora in addestramento attaccano a turno. Gli adulti hanno... Cini sulla lingua. Bene, equipaggiato cerca sempre di attaccare tre volte. Un piccolo Vermelm che non sa ancora roteare, ma comunque utile. Ok. Vediamo un pochino. No! Dannati. Di là non posso andare, è una scorciatoia. Pia! Che paura. Avevamo potenziato sia la vita che le pozioni, quindi adesso ci fanno meno male. Che questo scoppia fa malissimo. Dammi la mappa. Sono ben lontano ancora dal segreto. Però questo si può abbassare ed è una scorciatoia. Questo lo possiamo fare. Bellina questa cosa, si sono ammazzati da soli. Au! Ehi, cos'è questo spinning? Sono molto pericolosi, più pericolosi di quello che pensassi. Qua sopra come ci si arriva poi? No! Tanto non cambia niente. Andiamo. Ok. Dobbiamo imparare a loccare in realtà, perché loccando... Qua c'è uno scrigno. Loccando è meglio. Che se alzo lo scudo e basta, va in direzione di dove sto puntando, quindi non ha molto senso. Non mi protegge, ecco. Invece loccando va esattamente dove è il tizio. Ok. Non male. Ok, alla grande. Ridammi le mie monetine. Questa cosa è? Una monetina anche questa? No. Ah.
c'è una porta qui. Non l'avevo mica vista. Qua. Oh, attenzione. Ok. Chissà cosa servono questi diapason. Pretty good. Ci fulliamo. Poi c'è un altro scrigno. Adesso vediamo se riusciamo a arrivarci. Voi siete facili da sconfiggere. Ok. Uno. Monete. Che servono sempre. Merda. Spinning Man funziona. Perfetto. Non è morto però. Ecco perché. Ce n'è un altro. Ok. Qua sotto posso andare? Sì. Qua cosa c'è? Sempre monete. Io salirei. Cerchiamo di proseguire da qua. Ah, eccoci qua, scorciatoia. Non male. Sblocca. Ma di qua come scendo? Vediamo se c'è roba anche dietro la cascata adesso. Di qua posso fare qualcosa? Assolutamente no. Vediamo dietro la cascata, dato che ci siamo. Questo come si prende? Infatti c'è roba dietro la cascata, ovviamente. Monete, 30. Vabbè dai, meglio di niente. L'unica cosa adesso è abbiamo sbloccato la scorciatoia, sì. Dove si va però? Perché di qua non si può andare. Di qua neanche. A meno che non possa fare così. No. Non lo posso fare. Ah! Mi ha fatto malissimo. Aia. Ma siamo matti. Sono di qua, lui mi consiglia di andare da questa parte. Più in fondo c'è ancora altra roba. A me ci sono già andato qua. Vediamo, magari ci siamo persi qualcosa. Qua c'è un segreto, sì, ma non sappiamo come arrivarci. Oh, e invece sì. E invece sì. Questi si alzano, sicuro. Sicuro come la morte. Cos'è quella roba? Non la vorrei sprecare. Ecco, infatti. Schifosi.
Era portato bene. Sembra tipo una pozione. Dice che c'è forse un boss qua. Oddio, dove sto andando? Mi servirebbe una luce. Non ho cura però, se c'è un boss siamo nella cacca. Dove sono? Sono sotto il ponte. Oh, vediamo uno di questi da vicino finalmente. Oh, ok. Ah, ho una torcia ora. Buono, molto buono. Vediamo cosa c'è di qua. Sono curioso. Ho fatto bene a entrare. Aia, il dolore. Aia, il dolore. Aia, no. Ho fatto malissimo a entrare qua senza cure. Ho ancora la torcia. Però non funziona bene in questo posto, tipo. Ok. Funziona molto bene al buio. Vediamo un pochino, abbiamo delle bombe. Facciamo così. Ok. Un po' sprecatine. Io le toglierei di nuovo, perché sennò poi le consumo. Questa è un'altra scorciatoia, giusto? No, qua. Credo di sì, in realtà. Oh, no, c'è una roba extra qui. Prendi. Ok. Perché sta sbrilluccicando così? Credo che non lo sapremo mai. Non ho oggetti, vero? No. Utilizzare. Sì, beh, ecco perché. Questo cosa mi aumenta? La stamina? Difesa. Quindi prendo meno danni? Forse sì. Eccoci qua. Da qua si esce? Ah, perfetto. Però devo tornare là. Qua ci devo ancora andare, ok. Però non ho visto tutto, mica. Lì in fondo dove c'era quella... dove abbiamo preso la torcia, c'è roba da vedere. No, 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 lasciatemi in pace. Un attimo ho pensato che uscissero dalla porta insieme a me e ho detto, cazzo, sono fottuto. Invece no, non la fanno, per fortuna. Ah, qui era solo per la torcia? Perché devo entrarci da un'altra parte. Va bene. Allora, torniamo là. C'è poco da fare. No.
Omar, tipo qua mi seguono. Aiuta! Ok. Ora possiamo entrare in questo posto dove non si vedeva assolutamente niente. Tomba oscura. Ho un po' di paura, quindi alziamo lo scudo. Infatti ci sono degli scheletri fortissimi. Ah, mi hanno fatto molto meno male. Adesso con la difesa 2. Si rialza, no? No. Questa è la paura dei Souls. Ma stai scherzando, che paura. Ok. Pungilo, pungilo! Cazzo, non si vede. Cazzo di vita avete? Attenzione, attenzione. Qua ci fottono. Infatti va dietro. Me la vuole letteralmente mettere dietro quella cosa. Ok, sono due. Si sta muovendo. Aspettate, però voglio vedere se c'è qualcos'altro. Perché qua non torna la cosa. Uno e due. Infatti c'è una scala per salire. No? Ok. Capivo. Vediamo cosa c'è qua dentro. Forse era questo pezzo? Non ce l'avevamo già. Fortezza della camera est, c'è un boss enorme. Molto bene, non vedo l'ora. Vediamo un pochino. Io spacco tutto, che non si sa mai che si trovi qualcosa di interessante qua dentro. Devo fare tipo un gioco di specchi. Quelli si muovono, ma non hanno vita. Quindi forse li devo spostare. Poi cosa c'è? Uno scrignetto. Bomba incendiaria, sembra. Ok, fanno male anche a loro, non male. Era quello che volevo sapere. Ok, adesso ne ho tre di questi. L'ha ricomposto? Ah, e mi ha dato una boccetta di salute, perfetto. Quindi non si trovano solamente nelle scatole, ma si trovano anche a pezzi. Perché non sei morto? Ok. Guardalo, c'è tutta la strada per non farlo. Guarda che furbo che sei. C'è tutta la strada per passare senza rotolare. È bravo. Per uno non mi ci metto. Distruggono abbastanza facilmente. Non è un gioco di specchi, sono tipo laser protettivi.
paura no. C'è un'altra moneta qua. Questi me li ha dati sicuramente per un motivo. Eplo! E infatti. Sto prendendo fuoco. Mio Dio. Che paura. Come si fa a disequipaggiare per una cosa? Luce questa cosa però, eh? Avrei gradito qualcosa di migliore. Ma cosa c'è ad esempio? Ah, luce. Perfetto. Fammi vedere la mappa, dove sono? No, non sono qua. Non me lo fa vedere. Non che sia un problema, però era giusto per curiosità. Ok, potenziamento difesa. Qua c'è un boss, vero? No. Ah, mi fa vedere come posso arrivare a suonare il diapason. Giardino Ovest. Non è finita, quindi. Ci sono pezzi di porta ovunque. Regno della rana. Che manca molto, quindi, a raggiungere una cura. Qui giace l'eroe. Mi dispiace per lui. Non ho una mappa di dove sono, giusto? No, perché sono al giardino ovest che non abbiamo perché la pagina è strappata. Va bene, proveremo comunque la mappa da qualche parte. Per ora vediamo di proseguire. Questi chissà come si aprono. Oh oh. Un altro pozzo. Che cazzo è sta roba? Ok, un coccodrillo con due gambe. Bellissimo. Dei pescios. Lì c'è una struttura, ma non sembra ancora
praticabile. C'era un esagono. Magari si svuota. Ok. Non ho capito il senso di questa cosa, ma va bene lo stesso. Aiuto, cos'è quella roba? Devi avvicinarti se mi vuoi. No! Basta. Mi è sbloccata anche una scorciatoia. Serve qualcosa? Sì, forse la tipo vita istantanea. Ah, ok, siamo qua. Ho sbloccato questa scorciatoia. Quindi qua proseguo. Vediamo. Quanto posso andare di qua? Si è messo a correre moltissimo quello. Tosti, eh? Ok. Ma noi lo siamo di più. C'è una porta. Ah, eccolo qua, è arrivato. Bravo, tutto il giro. Oh, merda. Coglioni, se sono ci si avvicenda. Questo era quello che volevo fare, ecco. Congelarne uno. La vendetta del caduto. Qua posso andare? No. Di qua? Chissà cosa succede, chissà che poteri sblocco. Cioè, si è fatto tutto questo giro col coccodrillo. Nessun problema. Pericolosi. Sei colpi per ucciderlo. Non c'è nulla. Qua nemmeno. Che paura queste cose che escono dai muri. Non me l'aspetto. Funziona da entrambe le parti, eh. La parata. Qua cosa c'è? Quattro bombe. Ok. E qua c'è roba? Vorrei prendere, però dovrei fare tutto, poi... Vabbè. Tutto. Non è che abbia fatto tanta roba. Ok. Non posso fare nulla.
Mi avrebbe colpito in pieno. È 3. Ah, bene. Bombette? No! Eliminato. Non ho voluto rischiare, ragazzi. Ehi, 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 fate da bravi. Cos'è questa roba? Certo che lo voglio prendere, non so cosa sia, ma lo voglio prendere. Sembra un'arma. 3. Ah. Tipo roba magica. Ma quando... quando torno all'accampamento si rigenera o sono 3 per sempre? Sfruttiamola solo se ci serve per sicurezza. Lì c'è altra roba, sicuramente. Un dente, questo ci potenzia l'attacco normale. Vediamo cosa c'è di qua. Foglie. Sicuramente mi potenzia le robe magiche. Va bene ragazzi, noi ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo episodio sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti.